Allora, Diego, inizia l'ultima settimana, diciamo, di questa stagione. Se tu ci fai un bilancio sia a livello di squadra che a livello personale di questa stagione, comunque molto difficile. Ma sappiamo tutti che è stata un'annata particolare, sicuramente difficile, però sicuramente è stata un'annata in cui ognuno di noi si è arricchito sia a livello umano che appunto professionale calcistico. A livello personale posso dirti che non sono stato il Diego Cianciarelli dell'anno scorso o degli anni precedenti, visto qui a Teramo, però ho dato sempre il massimo e non mi sono mai risparmiato. Senti, dal punto di vista personale, tu sei tra quelli sotto contratto, ci stai pensando al futuro, avete già parlato, tu hai già un'idea tua per il futuro? Ma io appunto, come dici tu, ho un altro anno di contratto, quindi sarà la società a dover venire da me e dirmi cosa intende fare. Nell'ultimo periodo non hai avuto molte occasioni per scendere in campo, forse è stato uno dei periodi più lunghi da quando si atterrano, no? Con queste poche presenze, no? Come l'hai vissuta questa situazione? Stato un mese e mezzo fuori per infortunio. Sicuramente non sono stato bene, non l'ho vissuta molto serenamente questa cosa, perché giocare fa sempre piacere, è la mia passione, quindi però comunque domenica sono rientrato dopo appunto questo lungo infortunio e credo di aver fatto una discreta partita. A parte il discorso contrattuale, ma a livello proprio personale e motivazionale, in certo senso, pensi che tu possa, hai ancora qualcosa da dare a questa squadra? Senti ancora di poter essere, poter Ma tornare magari a Cianciarelli dell'anno scorso? io credo che il mio punto di forza più grande sia la fame. Senza motivazioni sarei un giocatore normalissimo, no? Grandissime qualità, però la mia qualità più grande appunto è la fame. Quest'anno forse si è vista meno, ma non è dovuta alla mia mancanza di fame, ma ad altri fattori esterni che sicuramente hanno influenzato. Senti, è una domanda che poi abbiamo fatto anche ad altri giocatori, per esempio a Caridi nei giorni scorsi. La permanenza o meno di Vivarini per te è propedeutica ad una decisione? Cioè questo, se Vivarini rimane tu comunque continui con il Teramo, oppure se lui va via questo potrebbe influenzare la tua scelta? Ma io del mister posso parlare solo che bene, anzi, ci tengo a ringraziarlo dal profondo della stima che provo verso di lui, indipendentemente da quello che sarà comunque il suo cammino, sarà a Teramo o meno, io lo porterò sempre con me perché mi ha trasmesso tanto sotto tanti aspetti, quindi se magari avrà l'occasione e se la merita di salire di categoria, sarei felice per lui.